to land the first men on the moon. On the moon. About 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Ready to begin seeking the sands of half-life. Touchdown confermato. Era il 18 febbraio 2021 e al Mission Control del JPL della NASA in California la tensione si scioglieva lasciando spazio all'entusiasmo. Il rover Perseverance era arrivato sano e salvo su Marte, superando così una delle fasi più delicate dell'intera missione, quei fatidici 7 minuti necessari per attraversare come un proiettile l'atmosfera del pianeta rosso e rallentare fino alla sua superficie. Looks like we're getting the first image. Un successo confermato dalla prima emozionante immagine inviata da Perseverance, a cui nei giorni e nei mesi successivi ne sarebbero seguite molte altre. Dai ritratti mozzafiato del cratere Jezero, zona scelta dalla NASA per l'esplorazione marziana di Perseverance, fino alla raccolta dei primi campioni di Marte. Moltissimi sono i traguardi che ha collezionato Perseverance da questo storico touchdown, giungendo a 2 anni di attività sul pianeta rosso. È un traguardo importante e possiamo dire che finora la missione sta progredendo in maniera nominale, non c'è stato nessun intoppo. Siamo vicini al 50% della missione perché, come sappiamo, l'obiettivo è quello di raccogliere 38 campioni più a cui si aggiungono 5 sample tubes che in realtà sono vuoti ma serviranno comunque come riferimento. Un altro traguardo di questi giorni è il completamento del quello che viene chiamato sample depot, che sarebbe praticamente un deposito sulla superficie marziana dove i campioni raccolti da vari punti vengono tutti lasciati in una zona tutti abbastanza vicini per poter essere recuperati in futuro. Raffaele Mugnuolo dell'Agenzia Spaziale Italiana ha seguito da vicino la missione Mars 2020 di cui fa parte Perseverance e che vede anche un contributo italiano. L'Italia come paese membro partecipa a questa missione attraverso l'ESA, con un contributo all'ESA che è stato ovviamente confermato all'ultima ministeriale di Parigi di novembre scorso, quindi siamo comunque il paese leader per quanto riguarda tutti i programmi di esplorazione, in particolare l'esplorazione di Marte. Ad oggi noi abbiamo una delle pochissime ricercatrici non statunitensi che è stata selezionata dalla NASA per far parte del programma Mars 2020. Teresa Fornaro è ricercatrice all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri dell'INAF. È l'unica italiana scelta dalla NASA tra i 13 participating scientists della missione, ovvero gli scienziati selezionati in tutto il mondo per dare un particolare contributo alla scienza di Perseverance. Il suo lavoro consiste nell'interpretare i dati inviati dal rover per rilevare la presenza di molecole organiche su Marte. Il rover Perseverance ci invia dati combinati acquisiti da diversi strumenti a bordo del rover, in particolare con Supercam, Pixel e Sherlock. Siamo in grado di comprendere quella che è la composizione mineralogica delle rocce e quindi in laboratorio andiamo a sintetizzare degli analoghi di questi minerali presenti nelle rocce su Marte e utilizziamo poi delle molecole organiche che includiamo all'interno di questi minerali. I risultati di questi studi suggerirebbero effettivamente la presenza di molecole organiche nei campioni di Jezero su Marte. Eppure, determinare l'origine di queste molecole è molto più complesso di quanto possa sembrare, il che rende altrettanto complesso rispondere alla domanda principale che guida la scienza di Perseverance. C'è vita nel passato e nel presente di Marte? È molto difficile in realtà confermare la natura degli organici rinvenuti da Perseverance e questo per diverse ragioni. Innanzitutto sono presenti in basse concentrazioni, parti per milione,
Questo vuol dire che i segnali spettroscopici che noi osserviamo sono molto deboli, quindi i dati sono di difficile interpretazione. Poi bisogna considerare che il materiale organico originario ha subito miliardi di anni di alterazione da parte di raggi cosmici galattici, particelle energetiche solari, raggi ultravioletti, e quindi quello che noi osserviamo oggi è profondamente diverso da quello che era presente originariamente. E quindi per il momento noi stiamo vagliando tutte le ipotesi, presenza di molecole organiche abiotiche sintetizzate magari nello spazio e trasportate su Marte dalle meteoriti, oppure molecole organiche abiotiche sintetizzate su Marte attraverso processi di tipo acquoso, geochimico. E l'altra opzione potrebbe essere rimanenze di organismi viventi nel passato di Marte, quindi questo non lo escludiamo, però al momento è difficile poter distinguere tra queste tre opzioni, e addirittura stiamo considerando una quarta opzione, cioè che questi segnali spettroscopici possono essere dovuti anche a sorgenti di tipo inorganico, come per esempio delle terre rare che danno appunto segnali di fluorescenza che possono essere simili. Quindi al momento è molto difficile rispondere a questa domanda, e sicuramente riportare campioni sulla Terra ci aiuterà molto meglio ad affrontare questa problematica. Portare sul nostro pianeta un pezzetto di Marte. Questa è un'altra grande rivoluzione iniziata da Perseverance, che sta raccogliendo campioni marziani in vista del futuro programma Mars Sample Return, la cui strategia è cambiata negli ultimi mesi. Resta però l'obiettivo finale: analizzare per la prima volta nei laboratori terrestri rocce provenienti dal mondo rosso. Noi ci aspettiamo che, in base alla pianificazione attuale, i campioni vengano riportati sulla Terra nel 2031, e ovviamente saranno prima di tutto considerate tutte le misure di sicurezza, perché non vorremmo mai che dei campioni extraterrestri possano in qualche modo modificare quello che è l'equilibrio del biosistema, che è quello della Terra. Dopodiché si inizierà la fase vera e propria scientifica di questa missione, che sarà tutta dedicata ad analizzare questi campioni. E quindi qui ovviamente ci aspettiamo di tutto, perché per la prima volta non avremo le limitazioni che abbiamo quando facciamo gli esperimenti sulla superficie marziana, perché abbiamo dei limiti di peso, di risorse, di competenza di calcolo, di distanza, eccetera. Qui sulla Terra potremo analizzare i campioni con tutti i mezzi che possiamo avere a disposizione sulla Terra, che sono enormi, sono potenzialità enormi. Inoltre avremo un team numerosissimo a livello mondiale, quindi le migliori menti a livello mondiale saranno selezionate per poter fare questo tipo di lavoro, e quindi sicuramente le aspettative sono enormi. Nel frattempo continua il lavoro di tutte le ricercatrici e ricercatori che da diversi angoli del mondo analizzano i dati inviati dal rover. E nel bilancio di questi 2 anni di esplorazione marziana di Perseverance c'è anche la dimostrazione di come la scienza non abbia confini, nonostante le sfide globali che attraversano il nostro tempo. Partecipare alla missione Perseverance è stata sicuramente un'esperienza umana anche molto interessante, e finora questa esperienza è stata molto virtuale, nel senso che purtroppo anche nel periodo dell'ammartaggio c'era la pandemia, e quindi tutto il team di 500 scienziati e ingegneri ci siamo riuniti appunto attraverso un meeting virtuale per questo evento. Non abbiamo potuto effettuare il periodo di collocation di 3 mesi per le prime operazioni del rover, ma abbiamo dovuto effettuare tutti i training e tutte le operazioni in remoto, e così abbiamo continuato anche successivamente. E quindi è stata un'esperienza un po' particolare rispetto a precedenti missioni, però devo dire che i risultati sono stati ottimi, e sono stati
raggiunti dei successi e dei traguardi che non ci si aspettava di raggiungere lavorando solo in questa modalità remota, quindi è stato comunque un modo soddisfacente e ora pian piano riprenderemo anche meeting in presenza e poi diciamo operazioni nei centri di controllo operativi presenti sia in Europa che negli Stati Uniti.